E buon salve ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video in cui, come avete letto dal titolo, andremo a giocare in rissa e vi farò vedere il set che attualmente utilizzo per giocare in rissa. Sto parlando del set Storia delle Origini e Fardello dell'Eroe. Premetto col dire che mi sono reso conto che in rissa gli spazi in cui si fanno gunfight maggiormente sono quelli dalle medio-corte distanze. Per questo un vero set da rissa dovrebbe contenere un pompa. Solamente che non mi va di fare il tumorato, quindi tengo il cecchino anche se probabilmente non lo userò mai. E probabilmente gli avversari useranno parecchio il pompa. Quindi appunto un vero set diciamo che dovrebbe contenere il pompa perché è molto utile in rissa, però preferisco non usarlo. Quindi andiamo subito a vedere come si comporta il set in partita. Ok, siamo in rappresaglia, quindi mappa abbastanza corta. Ok, nice, iniziamo bene. E niente, iniziamo bene. Comunque, ci tengo a dire che lo Storia delle Origini l'ho un po' riscoperto, perché durante una partita, così a caso, Raika stava usando lo Storia delle Origini, non so per quale motivo, e ha detto, ah, sai che lo Storia delle Origini non è male, allora ho iniziato a provarlo anch'io. Devo dire che forse potrebbe essere uno dei pochi automatici. Porca miseria, che appunto dicevo iniziano quelle pesanti. Potrebbe essere uno dei pochi automatici che riesce a sopravvivere in questo meta di impulsi. Allora, essenzialmente dobbiamo cercare di prendere le pesanti, perché sennò la gente ce le spara tutte in faccia e non moriamo malissimo. Madonna, mi dà un fastidio questa cosa che rimangono tutti one shot. Questo non è molto furbo. Vediamo di fargli un bel diretto a questo. Ok. Ok. Questo è FK. No, non è FK, è una burla. Shit. Mi ha burlato malamente questo. Pensavo fosse FK. Diciamo che appunto, come ho già detto, il set si concentra sulle medio corte distanze, perché essenzialmente sono le distanze da cui si fanno i gunfight in rissa. Considerando che i nemici stanno letteralmente ovunque, bisogna cercare di rimanere un po' più... Madonna, se mi rubava la kill lo ammazzavo malissimo. E l'ho ammazzato malissimo lo stesso, però vabbè. Spalata! Ciao. Andare pesanti io. Mostra al nemico cos'è una vera battaglia. No, failato tantissimo. Infatti lo sapevo. Dai, vieni. Provaci. E io scappo. Ecco il tumorati col pompa. Sa che è ora di un martello, eh. Dov'è questo qua? Dove stai? Questo non si è reso conto che c'ho un martello sopra. Ok. Restano solo 5 minuti. Stiamo primi con 2 punti in vantaggio, eh? Non tantissimo in realtà. Chi è che mi spara? Aiuto. Dov'è? Ah! Fuggi! In rissa bisogna veramente scappare parecchio, perché Se non si vince il gunfight all'inizio è dura poi riprenderlo. Considerando che non abbiamo l'aiuto dei compagni. Perché mi sono girato? Apprezzo il fatto che tu abbia un cecchino e meno che tu abbia un pompa. E che tu faccia kill solo col pompa. Bisogna cercare di uccidere sto tizio col pompa, perché sono sempre questi che riescono a staccare. Comunque, parliamo un attimo del set. Come ho detto, medie corte distanze, che madonna che palle, sempre quello. Medie corte distanze, che bene o male appunto la distanza perfetta per rissa, ve l'ho già spiegato. Lo Storia delle Origini è qualcosa che, non lo so, è diventato veramente bellissima come arma. Chiedetelo a lui che lo utilizza. No, guardate, ma mi è passato sotto la granata, non ci sto a credere. Che scandalo. Comunque vedete che il supporto delle pesanti purtroppo serve parecchio. Sono arrivato secondo. Vabbè, bene o male abbiamo giocato uguale, ho fatto più kill.
Ho perso, però appunto l'unico problema di questo set è il supporto delle presenti, che in rissa purtroppo serve parecchio e che deve essere di un pompa, perché avete visto che il cecchino non si riesce a utilizzare, sia perché se ci mettiamo a mirare sicuramente ci viene qualcuno da dietro, e sia perché appunto i gunfight la maggior parte sono dalle corte distanze, quindi un cecchino è un po' inutile. Il set diciamo perfetto sarebbe con l'utilizzo di un pompa, di lanciagranate, vabbè, di un pompa sarebbe proprio utopico, però appunto preferisco non usare il pompa. Però devo dire che anche così non se la cava affatto male. Storia delle origini per medio lunghe distanze, fratello dell'eroe per tutto il resto, e veramente un set che mi sta piacendo. Quindi ragazzi, questo era il video di ieri, che se vi è piaciuto lasciate like, commentate, condividetelo di tutti quelli che conoscete, che non conoscete, che lasciate bellissimo. Seguiteci anche su Instagram, Facebook, con ogni video vi lasciamo qua sotto in descrizione, anche da bellissimo, nuovissimo, fantasticissimo sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima, ciao. E io sono Gaul, è la tua